La sala di Villa Ubizzi, dedicata al grande compositore Verdi, si sono svolte questo weekend due serate all'insegna della buona musica. Tre giovani artisti hanno espresso il loro talento attraverso la fusione di voce, piano e percussioni, proponendo un vasto repertorio musicale, come ci spiega il talentuoso pianista originario di Albignasego, Matteo Zuccherin. La parola d'ordine questa sera non è tanto un genere specifico, ma rivisitazione. Proveremo a risuonare, a farvi sentire pezzi che appartengono a generi anche abbastanza, diciamo, diversi tra loro, perché si va dal latino allo standard jazz al pezzo italiano, e tutti estremamente rivisitati. Abbiamo rivisitazioni di pezzi italiani come Gino Paoli in chiave abbastanza latineggiante. Un intreccio di melodie e parole, musiche e suoni, che spaziano tra generi e arrangiamenti diversi, come un pittore fa con la sua tavolozza di colori. L'economia con la musica si sposa, nel senso che c'è un intreccio di suoni e di sonorità che io anche cerco di legare con, insieme a Matteo, a livello ritmico. Quindi si passa da Sud America al Brasile all'Africa, per un colore di vari toni. Un altro evento organizzato dall'assessorato alla cultura, che anche in questo caso è stata occasione per aiutare chi è meno fortunato. La musica attira moltissimo sia cittadini di Albignasego sia comunque gente da altri comuni, che è una cosa sicuramente utile per farci conoscere anche al di là del territorio qui locale, e ancora una volta siamo a dare una mano a chi è meno fortunato di noi, a chi ha più bisogno di noi. In particolare parte del ricavato andrà infatti devoluto all'associazione Autismo Padova, che è un'associazione che si occupa di aiutare famiglie e bambini che soffrono di questa patologia, di questo disturbo dell'apprendimento. Quindi è molto importante, insomma, per noi che questa cosa venga diffusa tramite soprattutto la cultura, cosa sempre molto importante.